Oh, fra tanta squadra in Coppa Kiel sul Tejn ci potevamo prendere tutti, poi abbiamo preso il Barcellona che attualmente è la squadra più forte al mondo, è la squadra che è fuori classe come Messi e Suarez. Qualcuno dirà, vabbè, però l'anno scorso a Roma, l'anno scorso di qua, il PSG, la Roma ha recuperato lo svantaggio, sì, tutto perfetto, però quest'anno... Secondo me il Barcellona ha trovato una quadratura migliore. Poi la Roma non stava facendo un campionato così schifo come fa il Napoli attualmente. In Spagna già si sentono sicuri del passaggio, ma come non dargli torto, perché vedendo la classifica attuale del Napoli, decimo, undicesimo, siamo all'otta salvezza, più 8 dal terzo posto, dal terzo ultimo posto, e meno 11 dal terzo ultimo, dal terzo posto, scusate, è più che normale che Barcellona dice, ma lì sono sta squadra è scappata. A parte Mertens, l'unico internazionale, ma Insigne, Caleon, a chi dovrebbero far paura? Detto questo, Papo Gate, Ibrahimovic con Carletto c'era intenzione, aspettiamo, intenzione, perché Coutinho non è che la volontà di prendere. E adesso con Gattuso ovviamente andando via c'è un'altra prospettiva, non è più Ibrahimovic, ma ci sono altri obiettivi. Amrabat, vabbè, ma comunque Amrabat nella logica tua, attualmente per la classifica che è un colpo salvezza, direi che è più che giusto. Ma va a attaccare chi ne sa, papà. Pappo, va a attaccare a chi non ti conosce. Tu Ibrahimovic non lo prenderesti né con Ancelotti, né con Gattuso, né con Guardiola, né con nessuno. Ora come ora, per quello che creiamo in attacco ci servirebbe una punta come si deve, invece tu fai sempre le solite mulini a gennaio, i campioni non si muovono, questa parte attualmente i campioni ti sei buttato la zappa sui piedi, perché tu credi che la figura di merda che ha fatto fare Ancelotti non ha ripercussioni su Napoli? Pensi che tutto il mondo non ha visto uno come Ancelotti che la sua pagina Facebook, Instagram ne tradurre in quattro lingue perché è seguito da parecchia gente? Ma pensi che nel mondo del calcio ormai ti hanno imparato chi sei? Gattuso, io non sono neanche io Gattuso, cioè per me non è stato neanche corretto nei confronti del suo mentore, però forse per voi il suo mentore aveva detto: Gattuso, vai tranquillo, non mi fai nessun dispetto, vai tranquillo ad allenare sta squadra di scappate, sta squadra di questo presidente che non si è risparmiato neanche la battutina vicino a te, il 10% di quello che hai vinto, speriamo non al Napoli come il tuo predecessore. Ma non ti metti in sconda, pappone di merda. Ma tu stai aggiungendo vetti sempre, solo i papponcini ormai rincoglioniti, non faccio nome perché ce ne sarebbero tanti da dire. Ti difendo. La gente normale, non ha aperto gli occhi, ma nel senso i papponcini adesso si stanno buttando nel cesso, giustamente. Perché come si fa a difendere un essere del genere ancora? E neanche la classifica più parla per dire siamo per i primi posti, perché ormai non è i primi posti più. Guarda caso il campionato a parte la Juve viene conteso da Inter e Lazio. Tu non sia mai che Inter e Lazio vincano lo scudetto, cadrebbero due punti basilari su cui i papponcini mettendo le loro cazzate, no? Le loro fondamenta, ovvero ah, ti meriti i cinesi. Se l'Inter dovesse vincere lo scudetto, i cinesi chi sono i proprietari? Zeng, Zung, Zang, là. A Lazio, mamma mia, se dovesse vincere la Lazio, non oso immaginare. Oddio mio. Già lo Tirchio, chiamato dolcemente, chiamato come pappone, lo chiamo lo Tirchio, ha vinto più di De Laurentiis nei trofei, ovviamente, non i piazzamenti, attenzione, trofei, quelli che valgono alla fine in bacheca. Un saluto da Pier Luigi Pardo e benvenuti a questo bel ha vinto di più. Non posso immaginare se dovesse vincere lo scudetto, lo dito con la Lazio, mamma mia, papponci, non saprebbero, ci sarebbe un carachiri di massa perché direbbero, e noi ci aggrappiamo. Questa Lazio che bel gruppo, che bella squadra, con meno soldi di te, quindi non significa. Allora, quando stiamo parlando del fatto che De Laurentiis si spende in stramiliardi, guardate, prendendo Taro, un ottimo DS, ha fatto una grande squadra Lazio, una buona squadra che si sta contendendo lo scudetto, magari non lo vincerà, però arriverà sicuramente fra le prime tre perché c'ha la qualità, è una bella squadra, giocano a memoria, è un ottimo allenatore che li segue. Il Napoli da dopo Sarri si è confuso, non sa più niente e non si è completata la sfascima di rosa,
ci vuole un DS, che il Giuntoli, che cazzo sta a fare, ma chi l'ha preso? Ci lamentiamo, Giuntoli, però io dico io, no? Giuntoli, sarà pure colpa di Giuntoli che è incompetente, viene dal Carpi, cocco mio, dove viene? Chi l'ha messo lì? De Laurentiis. Allora dico io, mo Gattuso con tutto il bene, ma Gattuso che allenatore può fare? Può fare meglio Ancelotti? Andiamo a vedere, c'è un allenatore che imposta un certo gioco, ma ci vuole soprattutto a gennaio che sia forza centrocampo Torreira, centrocampista, regista, vedremo un po'. Tu comunque, mamma mia, figura di merda, ma ti sei fatto, allora in questi due anni tu hai fatto Karakin da solo facendo cazzate, Sagre a Di Maro, mercati incompleti, e questi sono i risultati. Una squadra stufa delle tue promesse, stufa delle tue cazzate, siamo tutti stufi di te, va a posto.